Tortona, non tanto per i tortonesi quanto per i lettori d'altre zone. Beh, io prima di tutto sono nato e cresciuto a Tortona e sono molto attaccato alla mia città. Ho viaggiato molto per studio e per lavoro, in Italia e all'estero, e da una decina d'anni sono ritornato stabilmente a Tortona e mi sono iniziato a interessare di politica in maniera proattiva. Sono sempre stato coinvolto già da giovanissimo diciamo, a quello che è la vita politica della Lega, ma più che altro come simpatizzante. Poi nel 2009 ho iniziato a essere l'assistente del presidente della 14ª commissione permanente del Senato, la Commissione Politiche dell'Unione Europea. Allora era la senatrice Rossana Boldi di Tortona, della Lega. Con lei ho fatto un percorso di 4 anni, conseguentemente mi sono sempre più interessato attivamente alla politica, ho avuto qualche incarico ai tempi, sono stato vicepresidente di ASMT SPA, quando era ancora di proprietà del comune di Tortona interamente, e poi sono diventato assessore, sono stato nominato dal sindaco Berutti come assessore nel 2013, ottobre 2013, fino a poi all'elezione del 2014, quindi per un periodo di circa 8 mesi. Lì ero assessore alla sicurezza, pari opportunità personale e protezione civile. Dopodiché sono stato eletto nel 2016, credo, sono stato responsabile organizzativo della sezione di Tortona, poi segretario della sezione della Lega di Tortona, e alla fine, ormai un anno e mezzo fa, ho iniziato a lavorare per le elezioni amministrative qua a Tortona. Visto i buonissimi risultati del 4 marzo 2018, come segretario ho chiesto che la candidatura a sindaco della coalizione di centrodestra fosse della Lega. I militanti della Lega in assemblea hanno votato me come candidatura a sindaco. Sono riuscito a raggruppare intorno a me una coalizione composta da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e dalla lista civica Nuova Tortona di Fabio Monreale. E abbiamo iniziato questa avventura che è stata la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 2019. È stata premiata dagli elettori perché sono stato il primo sindaco eletto al primo turno da quando c'è questa legge elettorale, quindi ho avuto un consenso del 57% che impone una grande responsabilità. Ho piena fiducia dai tortonesi, quindi devo agire con tutte le mie forze per i loro interessi. E devo dire che fin da subito, strutturando la squadra di governo, mi sono trovato con dei collaboratori capaci, leali e soprattutto molto motivati. Quindi ho scelto di avere come vice sindaco Fabio Monreale, che è il rappresentante della lista Nuova Tortona, come assessori Mario Galvani per Fratelli d'Italia, Luigino Bonetti per Forza Italia, Marza Demeani per la Lega e come tecnico, diciamo, assessore tecnico Anna Cerbi al bilancio. E con loro abbiamo iniziato a mettere in pratica quello che era il nostro programma elettorale. Ho un mezzo per la raccolta differenziata guidato da un operatore che aziona anche il braccio meccanico. Con il porta a porta spinto i mezzi avranno comunque due operatori, sono più piccoli, ci vorranno più viaggi, c'è un autista e un operatore che carica i cassonetti e inoltre ci vuole molto più tempo, quindi un mezzo solo non può bastare. Se per fare Corso Montebello ci vuole, in base a una stima che abbiamo effettuato, circa un'ora e un quarto, un'ora e mezza,
immagino per tutte le altre vie di Tortona, vuol dire che i mezzi quando saranno 10, 15, i costi sono esorbitanti e li pagano tutti i cittadini. In più, a fronte di questo, SRT, che è la società che si occupa di smaltimento, ha aumentato anche la tariffa di conferimento e di scarica del bene differenziato, è difficile vedere un margine di guadagno. Inoltre, io ti devo dire che allo stato attuale delle cose, la gestione, essendo che non abbiamo quello che si chiama ciclo integrato del rifiuto, noi abbiamo due fornitori, quello che fa la raccolta e il trasporto e quello che fa lo smaltimento, non c'è una compensazione. Insomma, in parole poverissime, la paura è che ci siano disagi, perché ovviamente noi dobbiamo fare una differenziata molto più ampia, tenerci case, bidoncini, vai a vederli nei comuni dove questo è già stato fatto, i disagi non sono pochi. Oltre a questo, noi dovremo affronteggiare il concreto rischio dell'abbandono dei rifiuti, perché in tutti i luoghi dove paghi in base al volume di differenziato che produci, tanti purtroppo non sono civili e preferiscono abbandonare i rifiuti altrove, quindi dovremo mettere nuove videosorveglianza, fare sempre più sanzioni, impegnare sempre più personale per quello, e in più ci sono i costi di raccolta, trasporto e smaltimento che aumentano. Francamente io penso che sia più opportuno configurare un metodo alternativo meno costoso e più pratico per i tortonesi, pur rispettando quella che è la legge regionale, pur rispettando quelli che sono gli obiettivi di differenziazione. Noi non siamo contrari a questo, anzi, la differenziazione è sicuramente il futuro. Noi ipotizziamo di diversificare per zone la città, alcune in cui ci saranno i cassonetti con tessera magnetica, le utenze industriali che avranno l'internalizzazione della differenziata, quindi i contenitori nelle singole aziende, simile a quello che è il porta a porta, e contenere sostanzialmente i costi. Il tema caldo di Tortona è l'ospedale. Certo. Ci sono delle soluzioni in cantiere, si sa se oggettivamente si potrà fare qualcosa oppure... Noi siamo stati molto prudenti nella nostra campagna elettorale sul tema dell'ospedale, nel senso che ne abbiamo parlato volentieri, ma abbiamo voluto tenere i piedi per terra. Quello, noi ci rendiamo conto che tornare a avere tutti i reparti come erano prima è un'impresa titanica. Tuttavia, a noi importa che siano garantiti i servizi all'utenza, quindi ai nostri cittadini, che siano gestite le acuzie, quindi tutte le emergenze, e mi rendo conto che per altri reparti, dove per la cura delle malattie croniche, sia proponibile anche uno spostamento in altre strutture della provincia. Tuttavia Tortona è un ospedale di confine e questo espone la regione, visto l'indebolimento di questo ospedale, espone la regione a un alto costo di mobilità passiva, di trasporti tra le strutture della provincia e anche di alti costi dei gettoni dei medici che vengono selezionati a chiamata per lavorare nei reparti che sono indeboliti. Di conseguenza, forse su alcuni reparti sarebbe più opportuno, anche da un punto di vista meramente ragionieristico, riaprire reparti piuttosto che subire i costi della mobilità passiva e del trasporto di gettoni. Io mi auguro che l'assessore regionale sappia selezionare un direttore generale che abbia ben presente quali sono le criticità del nostro territorio, il valore delle nostre strutture, e l'ospedale di Tortona era effettivamente un piccolo gioiello su cui la nostra comunità, in cui la fondazione, ha investito tantissimo,
e saper quindi valorizzare quello che è già presente. Inoltre noi aspettiamo data, quindi vorremmo riavere i cardiologi 24 ore su 24, potenziare quelli che sono gli ambulatori presenti e avere quello che è stato promesso da tantissimi anni, ormai l'accordo è stato firmato nel 2015, il reparto di fisiatria qui a Tortona, che sicuramente non è un reparto per la gestione delle emergenze, ma è comunque un reparto che potrebbe funzionare bene con il nuovo primariato di ortopedia e con quello che è già l'attività del nostro ospedale. Sì. Soprattutto cioè, in relazione ai negozianti, come questo potrebbe valorizzare il centro? Allora, prima di tutto si tratterebbe di una sperimentazione per un periodo limitato di apertura al traffico in una fascia oraria mattutina, quindi per un periodo di un'ora o due alla mattina. Andrà concertato con l'associazione di categoria e sono stati proprio i commercianti che ce ne hanno fatto richiesta. Ora, la sperimentazione è fondamentale per verificare se le istanze portate avanti dalle associazioni di categoria dei commercianti hanno un effettivo fondamento e se questa è effettivamente la strada per rilanciare il commercio. Qualora i dati non dimostrassero che questa è la soluzione ottimale, abbiamo già pronti dei piani alternativi per la valorizzazione del nostro centro storico e del nostro commercio nel centro storico. Quindi è, diciamo, una prova necessaria. Delle collaborazioni con altri comuni. Tortona è un centro zona e deve assumere il ruolo di centro zona con tutte le responsabilità che comporta. Con i comuni del Tortonese ci sono per il momento ottimi rapporti e buonissime collaborazioni che io punto ad ampliare ulteriormente. Prima di tutto siamo partecipi tutti nel Consorzio Intercomunale Socioassistenziale, nel CISA, e abbiamo avuto recentemente l'elezione di un nuovo consiglio d'amministrazione, un nuovo presidente dell'Assemblea dei Sindaci. E devo dire che per il momento stiamo scongiurando il pericolo che c'era di soppressione del consorzio e di integrazione col consorzio di Novi Ligure. È importante che il controllo dei servizi socioassistenziali sia saldamente nelle mani dei sindaci del nostro territorio. E su questo siamo riusciti a fare squadra in maniera egregia e devo ringraziare gli altri sindaci per la loro disponibilità. Inoltre siamo coinvolti nel consorzio servizi rifiuti, in SRT, su tanti tavoli, quindi tavolo socioassistenziale, tavolo della sanità vera e propria, quello dei rifiuti e quello dell'acqua. Sono tutte collaborazioni importanti che coinvolgono sia i comuni del Tortonese che i comuni delle zone limitrofe, in alcuni casi, per esempio su rifiuti e acqua, anche Novi, Acqui e Ovada. Quindi devo dire, le collaborazioni e le sinergie con gli altri comuni sono fondamentali e Tortona deve assumersi la sua responsabilità di centro zona per riuscire a essere interprete dei bisogni del nostro territorio.